La curva dei contagi in Veneto continua a scendere, altrettanto confortanti i dati che arrivano dagli ospedali con le terapie intensive oramai Covid-free. Ma il Veneto guarda i prossimi mesi e chiude in tempi record la gara per i vaccini anti-influenzali, aggiudicate 1.300.000 dosi. Siamo la prima regione d'Italia che ha chiuso la partita con l'aggiudicazione. Questo ci permette di attivare un programma. Chi volesse farsi il vaccino, ma sono tanti i veneti che si vaccinano, può ovviamente avere la tranquillità che i vaccini non arriveranno quando già l'autunno è iniziato, ma che abbiamo già chiuso questa partita. Ribadito che la somministrazione è volontaria, tra gli obiettivi della Regione l'aumento fino all'80% della copertura per gli over 60 e oltre il 50% per le categorie a rischio 6 mesi, 9 anni e ancora la vaccinazione per tutti gli operatori sanitari e per ospiti e lavoratori delle RSA. Il presidente Zaia ha poi risposto alla Fondazione Gimbe che nel suo monitoraggio settimanale ha segnalato in Lombardia, Campania e Veneto un calo nel numero dei tamponi effettuati superiore a 2.000. Noi non abbiamo, la mia risposta è che comunque non abbiamo modificato minimamente il piano, punto. È sotto gli occhi di tutti, vedete che ogni giorno portiamo 11.000, 12.000 tamponi. Abbiamo fatto, vi ricordo, 780.000 tamponi, sono 8.019 anche oggi in più. Ma dire che noi facciamo 2.000 tamponi in meno. Intanto restano ancora delle partite aperte, a partire dalla data dell'inizio dell'anno scolastico, in qualche modo direttamente collegata a quello del voto per le regionali, e il governatore avverte. A meno che il governo non decida di lasciare la finestra e non darci mai la data, a quel punto noi convochiamo le elezioni il 20 di settembre. Cioè, se il governo pensa di lasciarci qui fino ad agosto prima di dirci la data, si sappia che i presidenti di regione lo hanno già detto, a questo punto convocano la prima data utile. Ad oggi noi non abbiamo segnali per avere una convocazione il 20 di settembre. Cioè, il Parlamento si sta discutendo di farlo ancora più in là. Regioni poi in attesa di conoscere anche i contenuti del nuovo DPCM, che dovrebbe entrare in vigore dal 15 giugno, quando scadrà quello attuale. Resta infatti ancora in sospeso la riapertura del settore spettacoli, di cui i governatori hanno discusso nel pomeriggio in videoconferenza. Sembra che il governo voglia procrastinare le aperture addirittura a metà luglio, sto parlando delle discoteche per dire, no? E quindi c'è tutto un ragionamento da farci. Altro fronte aperto con il governo è quello legato al corso di medicina a Treviso. Si è aperto un tavolo a livello nazionale per la partita del corso di medicina di Treviso. Sono già le convocazioni e cercheremo di trovare una soluzione. Noi non siamo guerrafondai su questa partita, abbiamo sempre detto che troviamo assurdo che si debba andare avanti la Corte Costituzionale per sancire un principio che a me sembra inviolabile.